Ragazzi, buongiorno. Ovviamente sono di fretta e ho 15 auto davanti che stanno creando una fila. Ma perché sono di fretta? Perché oggi vado a fare una di quelle cose che sogno di fare da veramente quando sono bambino, penso. Negli ultimi 3 anni mi sono sempre detto lo faccio, non l'ho mai fatto. Oggi è finalmente arrivato il momento perché vado a lanciarmi col paracadute. Comunque, signori e signore, questo sarà il mio compagno di lancio con la sua fantastica compagna. Vuoi salutare il video? Ciao. Ok, come sei? Sei cacato? No, sono tranquillo. Cioè, adesso che la telecamera era spenta, ti dicevo che ero preoccupato. Esatto. Adesso è accesa, ti dico che sono tranquillissimo. Adesso quanto abbiamo di strada? Mezz'oretta? Sì, una mezz'oretta. E via. Esatto, raga, siamo arrivati. Aereo Club Friulano. Nome tipico. Ci siamo, cazzo. Fa veramente un caldo della madonna. Oggi è il 10 di marzo. 11. Già l'11. Tempo vola. So solo che mi sta salendo un po' l'agitazione. Cazzo, sa proprio di un posto dove ti butti con il paracadute, eh? Nei film sono esattamente così. Ok, adesso capiamo di che morte dobbiamo morire. Buongiorno. Facciamo il lancio. Io ho le 2, lui ha le 3. Sì. Allora, uscite, andate qua a sinistra. Ah, ok. Girate l'angolo e trovate la prossima. La palazzina attaccata. Perfetto, grazie mille. Eravamo nell'edificio sbagliato. Adesso vi mostriamo l'altro posto. Buongiorno. Mi compilate sta parte qua. Ok, stai firmando per la tua vita, Gio. Esatto. Quindi l'istruttore, ma quello che si lancerà con noi? Certo. Ok, ha fatto più di 7000 lanci. Non sarà il 7 e un millesimo che andrà male, assolutamente. Se dovesse succedere non ve ne accorgete. Le cose importanti che vi siete persi, perché avevo la memoria piena dell'iPhone, sono che la temperatura diminuisce di 7 gradi ogni 1000 metri. Noi andiamo a 3500 metri d'altezza, vuol dire che ora che arriviamo su siamo a -1, -2. Farà freddone su. Io ho una felpa e basta. Allora adesso entriamo e ci fanno un briefing. Il briefing antimorte lo chiameremo. L'aereo è praticamente quello, quello lì. A un certo punto, quando arriviamo in quota, abbiamo la porta sulla destra. Mani qua, testa girata a destra. Ok. All'indietro e ci facciamo andare. Okay. Importante è che le mani le teniate qua fin quando non sentite che vi prendo più forte. Ok. Nel momento in cui vi prendo io le mani, e non prima, vogliamo. Sì. Arriviamo in planata, quindi è importante che vi guardiate i piedi. Va bene. Che se non vedete i piedi vuol dire che avete le ginocchia così. Sì. La caviglia fa un rumore giornalistico. L'hai sentito più volte? No, non più volte, okay. Ma una volta, due volte. Ok, ho sentito passare sotto il mio. Uff. Ti dico la verità, le opinioni sinceramente sono molto più rilassate del fatto. Bene, ora Giovanni fa il lancio e poi toccherà a me. Insomma, tutto a posto. Cosa mi dicevi di bello? Che sembra preparata, ma tu sarai il mio 4000esimo lancio. Tanta roba. Come ti si sente ad essere il 3999esimo? Intanto essere sopravvissuto è roba buona. Ok, ci siamo quasi. Indosso la tuta e via. Mi hanno detto che è molto importante tenere le mani qua, giusto? Sì, diciamo abbastanza. Sì, non come quello di prima. Yes. Let's go. Yeah! Yes! Wow! Yeah! Porca vacca!
devastante. Allora, esperienza ufficialmente finita. Cosa vi devo dire? Com'è stato? È stata una delle robe in assoluto più fighe della mia vita. Mi immaginavo che fosse figa, ma non così tanto figa. Veramente, veramente pazzesca. Appena ho finito il lancio ero così inscimmiato della cosa che gli ho subito chiesto quanto costa fare il patentino per potersi lanciare da solo. Mi hanno detto che costa 1500 euro. Non so se riesco con i tempi, cioè dovrei incastrarlo tra le mille robe che devo fare. Comunque mi piacerebbe un casino fare il patentino e potermi buttare da solo. Sarebbe tanta tanta roba. Nella mia vita io ho fatto sia bungee jumping che paracadutismo, e il bungee jumping mi ha fatto più paura, perché il fatto di essere agganciato ad un filo che poi vedi per terra, perché nel bungee jumping io mi lanciavo da 50 metri e vedevo il terreno sotto, dicevo oddio oddio oddio, mentre nel paracadute hai quei due secondi che dici perché cazzo sono qua. Però per il resto, come ti lanci, hai una scarica di adrenalina pazzesca, tanto che non senti più niente. E a parte che qui nel paracadute non sei tu che decidi di lanciarti, ma era quello dietro con cui facevo il salto in tandem che ha deciso di buttarsi il momento, mentre nel bungee jumping io dovevo tipo salire sul bordo di questo ponte e poi guardare giù e buttarmi da solo. Quindi peggio il bungee jumping, entrambe fighissime come cose. E PS, vi abbiamo mostrato il tutto con la musica, adesso vi metto giusto un attimino la clip con il suono originale, vai. E niente, adesso che avete visto anche questa, fatemi sapere se voi vi siete mai lanciati con il paracadute, se avete il brevetto o qualcosa del genere. Non giudicatemi per la mia barba, sto cercando di farla crescere, so che è inguardabile. Il mio lavoro qui è finito e ci vediamo nel prossimo video.